gas to come through China also, how long will China be able to keep their people from not knowing nor not learning what is happening in the outside world, because it is the age of information technology, and there has to be much more awareness, there has to be much more transparent, there has to be much more free flow of information, and people, 1.3 billion Chinese people have the right to know what their government is doing. Noi tibetani in esilio sappiamo tutto ovviamente della primavera araba, di della rivoluzione, ma in Tibet purtroppo a causa delle restrizioni del sistema di informazione passa pochissimo di tutto ciò. Tutto quanto è stato oscurato dal governo cinese e diciamo, è stato fatto passare solo quello che esprimeva la visione del governo cinese. È vero che in Cina poi molti riescono a sapere cosa è successo grazie a internet, e quando però c'è stato un inizio di rivoluzione anche in Cina è stato immediatamente represso, e di fatto pochissime persone in Cina, in Tibet ma anche in molte altre parti della Cina sanno quello che è successo. Al contrario, noi in esilio, che viviamo in esilio, siamo molto consapevoli di tutto quello che è successo e sosteniamo che tutto questo vento di cambiamento deve arrivare in Cina e che in Cina le autorità devono smettere di impedire che tutta questa informazione passi e venga fuori. Ci deve essere una maggiore trasparenza, ci deve essere un libero flusso dell'informazione, e perché 1,3 miliardi di persone hanno il diritto di sapere quello che succede. E un'ultima domanda che volevo fare, volevo sapere se non mi ricordo più il nome. Penpa Tsering, chiedo scusa, è la conoscenza del fatto che anche l'Occidente fornisce tramite provider e così via degli strumenti per la censura che vengono poi utilizzati dalla Cina per poter poi tenere sotto controllo l'internet. Yes, are you aware that even the Western world is providing some technological tools for the censorship in China through providers or so? And these tools are used by the Chinese government to control and to make censorship. Did you know that? The technology, I think, is double-edged sword. It is. It works both ways. Even if the Westerners don't provide that kind of technology, Chinese are very good at duplicating technology. They don't respect patency and things like that. And there are so many cases in this world where at one time the military supplies were given by one particular country and the same supply was used to fight against you in a later stage. And this is this has been going on for a very long time. So it is not surprising for us. Even China themselves are developing a lot of firewalls to keep many words like freedom or Tibet or Falun Gong, you know, things like that. You cannot search. Those are all blacked out or blocked completely. So not surprised that China is using other people's technology to against their own people. Sicuramente la tecnologia è un'arma a doppio taglio e comunque, anche se i cinesi non ricevessero questi strumenti dall'Occidente, bisogna dire che sono bravissimi a duplicare, non hanno alcun rispetto dei brevetti e così via. Quindi sappiamo che ci sono moltissimi casi in cui hanno avuto forniture di armi da parte di paesi che poi magari dall'altra parte invece li usavano contro, li combattevano, e questo va avanti da molto tempo, quindi non ci sorprende. E sappiamo anche che i cinesi sono bravissimi a sviluppare firewall che impediscono proprio di fare ricerche di parole come libertà, Tibet, Falun Gong. Tutto questo viene completamente oscurato e bloccato, quindi non sono sorpreso del fatto che questa tecnologia venga usata da parte dei cinesi e che venga fornita dagli occidentali. Ok, ringraziamo Penpa Tsering, se non ha nulla da aggiungere lo salutiamo e gli auguriamo un buon congresso. We thank you very much. If you do not have anything to add, and we wish you. Yeah, I always keep saying three things, the three unfortunate things that Western democracy
enjoy freedom, enjoy human dignity, enjoy equality, but governments, because of economic interests, always economic interest overrides the democratic values that the Western nations, the free world, so cherishes and enjoys. That is one unfortunate thing. Second unfortunate thing is there is not much interest on non-violence and non-violent movements. If there is war, all nations go there, media goes there, you know, UN goes there, and everybody is interested. If there is a non-violent movement, there is very little interest. That is very sad. And the third one is those countries who needed international intervention when they had their own problems. And once they become free, they don't care about the same freedom. Just like South Africa, you know, when they were in problem, they needed international help to end apartheid. But today they are free, but then they are not even willing to grant visa to His Holiness the Dalai Lama to attend Desmond Tutu's birthday. So these are, I think, very unfortunate things which if everybody keeps in mind and then have the courage to voice their opinion against wrong things, then I think it will definitely add in changing the world. And China, if you look at many problems, China is the root of so many problems in its neighborhood, in all the rogue countries like Iran or Burma, or you know, in any parts of the world, wherever there's a problem, there is a Chinese hand. So Chinese leaders should start democratizing and start changing their society slowly. Nobody wants breakdown of China like Soviet Union and have a chaotic or anarchic China. But it's for the benefit of everybody in the world, for transition in China's polity. Yes, just can you just repeat what don't South Africa do? Grant visa for Dalai Lama? For the South Africa needed international help when they had apartheid problem. Okay. Today they are free from apartheid problem. But when they are free, they are not even willing to give visa for His Holiness the Dalai Lama to attend Desmond Tutu's birthday. Okay. Sì, allora vorrei concludere ricordando tre fatti molto spiacevoli che ricordo sempre. Sicuramente tutti quanti dicono che la democrazia è qualcosa di buono, che porta alla libertà, alla dignità delle persone, alla qualità di vita, ma i governi di fatto si muovono spinti dagli interessi economici e quindi vanno poi a annullare tutto quello che viene detto, poi tutto ciò che piace tanto al mondo occidentale. Che gli sta tanto a cuore. Il secondo punto è che purtroppo si manifesta pochissimo interesse quando ci sono azioni non violente. Nel momento in cui c'è la guerra tutti ci vogliono andare, le Nazioni Unite si mobilitano, tutti sono interessati, ma se ci sono iniziative di tipo non violento purtroppo c'è pochissimo interesse. E poi c'è da dire che molti paesi hanno avuto bisogno dell'intervento della comunità internazionale per ottenere loro la libertà, ma quando poi si sono trovati nella vera e propria libertà non hanno sostenuto la libertà stessa, non hanno mostrato di amarla. Per esempio il Sudafrica sicuramente ha richiesto l'intervento della comunità internazionale per ottenere una società più libera, ma nel momento in cui invece si è trattato di concedere il visa al Dalai Lama ha detto di no. Tutti quanti devono sapere questo, c'è bisogno di una maggiore consapevolezza e che l'opinione sia mobilitata a questo riguardo in modo da promuovere un vero e proprio cambiamento nel mondo. E concludo dicendo che la Cina sicuramente è la radice di moltissimi problemi in Iran, in Birmania, in molti altri paesi c'è la mano cinese e quindi sicuramente la Cina deve cominciare un processo di democratizzazione per quanto lento e il problema è che nessuno vuole che la Cina arrivi al collasso, a nessuno piace che ci sia il caos in Cina, però questo sarebbe un vantaggio per tutti, sarebbe un vantaggio per tutti che ci fosse veramente una transizione politica in Cina. Grazie, thank you a Pempa Zering, buon congresso e ringraziamo molto Maria Perrone di Società Libera sul sito www.societalibera.org. Abbiamo detto insieme. Grazie ancora. Thank you.